Alla sommità di un colle, lungo il quale si estende il centro abitato di Rocca Imperiale, con le sue case disposte a gradinata, imponente e sontuoso si erge il Castello Svevo, il più grande della Calabria e uno tra i più grandi del Mezzogiorno. La fortezza fu fatta costruire da Federico II di Svevia tra il 1225 e il 1240, in un luogo di grande importanza militare e strategica per il controllo dell'intero Golfo di Taranto. Al principale scopo difensivo, Federico II unì il compito di dare asilo alla corte durante gli spostamenti e le battute di caccia molto in uso nel territorio. Dopo la costruzione del castello, seguì lo sviluppo di un florido centro abitato, l'attuale Rocca Imperiale, nel quale convogliarono le popolazioni di una serie di insediamenti fortificati presenti nel territorio. Nel corso dei secoli il castello ha conosciuto l'usura del tempo ed è stato oggetto di diversi interventi, sempre molto parziali, fino al 18 maggio 2024, una data storica non solo per Rocca Imperiale, ma per tutto il Mezzogiorno d'Italia. Questo è un giorno importante per la nostra comunità perché riconsegniamo il castello alla città, ma lo riconsegniamo soprattutto alla Calabria e al Mezzogiorno, lo riconsegniamo con quelli che sono gli angoli più belli, caratteristici e soprattutto con i cunicoli e i sotterranei. Siamo convinti che il castello potrà nel tempo e negli anni divenire ciò che è sempre stato, motore del nostro turismo e dello sviluppo di questo territorio. Riparte da qui una nuova stagione e soprattutto una nuova pagina per la nostra terra. Dopo i lavori di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza, il castello è tornato a risplendere in tutta la sua bellezza e la sua forza. È stato fatto un grande lavoro di manutenzione perché il castello è rimasto inagibile per molti anni. Per esempio questi ambienti dove ci troviamo ora erano tutti ambienti inagibili perché c'erano delle infiltrazioni meteoriche, cioè delle infiltrazioni dell'acqua, quindi abbiamo rifatto tutte le coperture, abbiamo coperto tre ambienti che erano scoperti e abbiamo destinato questi ambienti a spazi museali. Un progetto ambizioso realizzato grazie al supporto di professionisti di comprovato valore. Un risultato eccellente che ha saputo cogliere l'immenso valore storico e patrimoniale del maniero, grazie anche alle nuove tecnologie. Grazie ad un innovativo sistema di illuminazione, i visitatori potranno accedere al castello anche nelle ore notturne per godere appieno delle suggestive e magiche atmosfere evocative. Gli interventi più importanti hanno riguardato la messa a norma degli impianti, compreso quello antincendio, ma quello che è stato studiato più accuratamente è l'impianto illuminotecnico. Il castello non era fruibile durante le ore notturne e ora lo potrà essere. Però io metterei l'accento sull'aspetto anche multimediale, cioè di queste attrezzature multimediali incentrate sulla figura di Federico II ne fanno un museo virtuale di straordinaria importanza. Nasce Agnese Federico Ruggero di Svevia. Sua madre è Costanza d'Altavilla, mentre suo padre è l'imperatore del Sacro Romano Impero, Enrico VI di Svevia. L'intenzione era quella di sviluppare un percorso adatto a tutti, che le persone possano fruire in maniera indipendente, ma allo stesso modo era importante restituire la storia di questo castello e la figura di Federico II, creando dei contenuti accurati, e, diciamo, accurati anche dal punto di vista storico, ma allo stesso tempo ingaggianti e coinvolgenti. L'impegno da parte nostra è stato quello di conoscere approfonditamente la storia di Federico II e quindi andare a studiare tutte quelle che sono le fonti accessibili. È stato molto importante e molto difficile allo stesso tempo, perché purtroppo le fonti dell'origine di questo castello non sono state così facili da reperire. Fortunatamente i nostri partner dell'Università di Padova sono riusciti ad arrivare a delle fonti molto autorevoli che ci hanno permesso poi di ricostruire la storia e arrivare all'origine di questo castello.
E poi è nato il reale progetto, cioè è nata la necessità di capire cosa era coinvolgente e accessibile ai più da raccontare nelle vicende di Federico II. Quello che è stato assolutamente importante per noi raccontare e trasmettere è il governo moderno di Federico II, un uomo vissuto nel 1200. Grazie al posizionamento di schermi e totem è possibile essere accompagnati lungo il percorso da una voce guida che racconta la vita dello Stupor Mundi, avvolgendo turisti e visitatori in un viaggio oltre il tempo. L'incoronazione di Federico II a imperatore del Sacro Romano Impero comportò la promessa alla Chiesa di guidare una crociata in Terra Santa. Tuttavia, egli aveva più a cuore gli interessi del Regno di Sicilia e per tale motivo rimandò più volte l'inizio dell'impresa. Dal punto di vista di contenuti è stata fatta una ricostruzione proprio bibliografica di archivio in maniera tale da far emergere quelle che sono le caratteristiche più importanti delle attività di Federico II. Ci sono tantissime fonti, a volte anche contraddittorie fra di loro, però la documentazione veramente riguarda l'intervento che ha realizzato Federico II nel sud è amplissimo e si tratta di una figura veramente molto eclettica a livello scientifico e a livello anche di quello che è riuscito a progettare a livello architettonico, che è un patrimonio pressoché unico. Invece per quanto riguarda la produzione tecnologica, qui abbiamo cercato di investire soprattutto sul tema dell'inclusione e dell'accessibilità, che a noi è molto caro da diversi punti di vista. Per cui ad esempio tutta la visita guidata, quindi tutti i contenuti che sono visibili sul sito web, ma sono anche fruibili all'interno del castello, proprio inquadrando ad esempio il QR code o utilizzando i codici NFC, in maniera tale che attraverso il cellulare, un tablet o qualsiasi strumento che tutti noi oramai abbiamo, rimandano proprio a questi contenuti che si possono leggere, si possono ascoltare, si possono leggere attraverso il linguaggio dei segni con un video apposito, questo in italiano e in inglese. Questo sì, per noi il tema appunto dell'accessibilità e dell'inclusione è particolarmente importante e sentito, e penso che sia solo una piccola parte di quello che possiamo fare proprio per valorizzare il patrimonio di questo castello, che però non è solo di questo castello, ma è di tutto il patrimonio del contesto territoriale proprio di Rocca Imperiale. Più di una ragione ha portato all'edificazione di queste opere architettoniche. Oltre che alla difesa, alcune erano dedicate esclusivamente alla residenza o destinate a diventare fortini di caccia, come Rocca Imperiale. Punta di diamante del progetto è la riapertura dei cunicoli, un'esperienza intensa e immersiva nei sotterranei del castello. Noi quando siamo entrati in cantiere ovviamente sapevamo di questi camminamenti sotterranei, ma erano inaccessibili perché insomma riempiti di materiale da molti anni, non era possibile entrare dentro. Quindi abbiamo deciso di intervenire per recuperare e restaurare questi cunicoli che sono straordinari. Ad accrescere l'atmosfera fiabesca è l'impianto sonoro diffuso lungo tutto il percorso, che esalta l'esperienza immersiva con canti e musiche medievali. Castello così non l'avevamo mai avuto, anche soltanto osservarlo da lontano, così tutto illuminato, crea in noi una suggestione mai avuta prima. L'hanno rimodernato in tutto, l'hanno riportato alla vita veramente. Io vengo da Nova Siri, pur non essendo di Rocca Imperiale, comunque fa piacere avere vicino un'eccellenza del genere dal punto di vista sia storico che dal punto di vista turistico. È sicuramente un vantaggio per Rocca Imperiale, per una crescita del paese costante, come stanno dimostrando da 10 anni a questa parte. Il castello è fantastico, ringraziamo l'amministrazione per questa opera che ci rilascia al paese, alla comunità. È una bellissima possibilità per
i turisti, di partecipare, di vedere cose nuove. Bellissima, emozionante, speriamo che arriva tanta gente a visitarlo. È il castello che si immerge nella storia della Magna Grecia, quindi apre le porte al Golfo di Taranto, è uno spettacolo averlo rivisitato in queste condizioni, è una cosa fantastica, non solo per la popolazione di Rocca ma di tutti gli italiani. A fare da cornice a tanta bellezza c'è il Borgo Antico, un pittoresco terrazzamento che si estende al di sotto del castello, quasi a volerlo proteggere con devota sottomissione. Questa giornata è stata il coronamento di una serie di record che abbiamo inanellato nel corso di questi 6 mesi. A partire dall'idea, la ricerca di finanziamenti, la progettazione, il superamento di tutti quei vincoli e di quegli ostacoli che abbiamo ovviamente trovato durante il percorso. La cosa bella da dire è che noi questa sera consegniamo il Castello Svevo di Rocca Imperiale non solo alla comunità di oggi, ma anche alla comunità di domani. Vogliamo far sì che questo castello possa essere un volano sia economico, sia di cultura e di attaccamento ancora più al nostro territorio per le generazioni di domani. Oggi la riapertura del castello per noi è un evento storico, un evento molto emozionante. Abbiamo riaperto degli scorci del castello che non erano mai stati conosciuti. Abbiamo dato vita a un museo digitale all'interno del castello che ci racconta quella che è la storia di Federico II. Io sono particolarmente emozionato in quanto questo castello, il primo restauro l'ho fatto io quando ero sindaco, poi abbiamo avuto altri finanziamenti, ma abbiamo cominciato il restauro con la mia amministrazione. La comunità di Rocca non può fare altro che pregiarsi di tutto ciò che ha, cominciando da quella che è la produzione d'eccellenza che è il nostro limone GP, a finire al borgo più bello d'Italia e a uno dei castelli più grandi della Calabria. Abbiamo dato alla nostra comunità, alla Calabria intera e al Mezzogiorno questo bellissimo maniero che dà il benvenuto all'ingresso della Calabria. Ecco, Rocca Imperiale, la porta della Calabria, Rocca Imperiale è uno dei borghi più belli d'Italia. Voglio ricordare in questa occasione che il 6, 7, 8 settembre a Rocca Imperiale ci sarà il Festival dei Borghi più belli d'Italia, dove sicuramente il nostro castello sarà protagonista. Rocca Imperiale da oggi ha una nuova e magnifica storia da raccontare al mondo. Il nostro progetto nasce proprio dalla necessità di restituire il castello alla comunità e alla regione Calabria e renderlo accessibile a tutti. È fondamentale che tutti se ne facciano carico e promuovano il castello per far sì che le persone vengano a visitarlo. Io penso che non sia un patrimonio solo della comunità, ma veramente del sud, ma di tutta Italia e forse probabilmente anche dell'Europa. E anche questo potrebbe essere anche un volano, forse anche turistico, per incentivare proprio il turismo anche da Oltralpe, che viene a visitare queste bellezze che Federico II ha progettato, proprio costruito nel sud in particolare. La cittadinanza stessa di Rocca Imperiale deve avere l'assoluta consapevolezza di cosa rappresentano veramente 800 anni di storia dentro il proprio comune, dentro la propria realtà. Riaccogliere i visitatori con passione e gioia per noi è un'emozione fortissima. Sicuramente ci aspettiamo un'enorme affluenza turistica, ovviamente da rivedere il percorso perché hanno aperto appunto la nuova area dei sotterranei, dei cunicoli, dove abbiamo delle norme di sicurezza da seguire e gestiremo nel miglior modo possibile. Il castello di Rocca Imperiale è il simbolo della rinascita, è una storia straordinaria lunga più di 8 secoli. La storia non solo del territorio locale, ma anche del vissuto, spesso complesso e travagliato, del meridione d'Italia. Io sono convinto che da qui parte il grande slancio per l'opportunità turistica che Rocca Imperiale riuscirà ad offrire. Non è un caso che anche l'associazione tra i borghi più belli d'Italia ha deciso qui
il 6, 7 e l'8 settembre di celebrare sostanzialmente una delle iniziative più importanti a livello nazionale. Ecco perché si parte da qui e si parte da questi luoghi. Riprendiamo dai nostri cunicoli, dai nostri sotterranei per riscoprire la nostra storia. Sono convinto che da oggi si apre una nuova fase, una grande pagina per la nostra terra.